Speciale copertina prima alla Scala, in collaborazione con ANCI, Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani e dell'Era Pellicce. Sul palcoscenico del Teatro alla Scala il Don Giovanni ha le sue battute finali. La scena finale appunto è quando c'è l'entrata terrificante del commendatore che è stato ucciso all'inizio dell'opera da Don Giovanni, che ritorna dagli inferi per compiere la sua vendetta e trascina con sé il povero seduttore Don Giovanni agli inferi. Eccoci arrivati al Dopo Scala. La Società del Giardino, uno dei club più esclusivi di Milano, e qui viene ambientata la cena ufficiale del Teatro alla Scala, ed è molto piacevole vedere proprio i preparativi, sono quelli dell'ultimo momento, gli ultimi ritocchi, perché la cena deve essere assolutamente impeccabile. Ma ce lo dice Salvatore Quartulli, che è grand manager del Caffè Scala Banqueting, con Maurizio Riva, che è veramente un grande chef. I piatti vengono presentati alla Società del Giardino richiamano un po' il libretto, richiamano l'opera del Don Giovanni. E allora questo menù? Partiamo con un risotto alla milanese, classicissimo, ma che ci vuole per la serata di Milano, per la serata della Scala, che quest'anno abbiamo impreziosito con un biscottino di salato, di midollo e caffè. Poi c'è il fagiano, che richiama l'opera del Don Giovanni, con il tartufo nero, un flan di cardi, e per finire abbiamo un pavé di cioccolato di Gobino. Lo sponsor ufficiale della cena, che è Guido Gobino, c'è il caffè Kimball. Altro sponsor, diciamo, del teatro poi è Bella Vista, con le sue grandi bollicine, la cuvée di Bella Vista durante gli aperitivi, con il risotto si vede una gran cuvée 2006, e dopodiché grande rosso col fagiano, che viene naturalmente richiamato anche nel piatto, che è il Solesi del 2007. Col dessert un demi sec, che si abbina in particolar modo al cioccolato, e per finire un grande distillato sempre di Bella Vista. Ecco, allora facciamo un brindisi al pubblico. Ecco, intanto sta arrivando Tina Lanciano, che è della segreteria del prefetto Lombardi, accompagnata ed accolta dal maestro di casa qui alla Società del Giardino. È stata una bella serata. Molto bella. Devo dire che poi gli applausi del pubblico hanno sottolineato sia scena aperta sia il termine, che è stato gradito tutto, veramente. E anche... così, diciamo, il fatto di avere dei costumi più vicini al nostro tempo mi sembra che sia stata una novità piacevole. La Scala è la nuova generazione. Un rapporto molto bello, stimolante, comunque ci sono molti eventi anche dedicati ai giovani, è piacevole poter assistere a queste rappresentazioni. E veramente Bruno Vespa se ne intende di amore, ma cosa diciamo di questo Don Giovanni, di questo Eros, però senza le... così. Un Eros raffinatissimo, devo dire, la regia di Carmen mi è piaciuta moltissimo, davvero. È stato un Don Giovanni moderno, sensuale, raffinato, di grande buon gusto. Devo dire, è uno dei migliori da questo punto di vista che abbia visto negli ultimi anni. È andato benissimo, benissimo, le voci splendide, tutte le donne splendide, perché sono le più brave in circolazione. Una regia minimalista, però molto efficace, molto originale, molto nuova, che ha dato più, proprio per questo minimalismo, più spazio, più voce, più presenza ai grandi sei personaggi, tre uomini e tre donne. Serafino Cagnetti, che è capo del cerimoniale del sindaco, e sindaco Giuliano Pisapia con la signora Cinzia, e da noi che è vestita e firmata Giorgio Armani. Caro direttore, questo mito del Don Giovanni che si è rinnovato al Teatro alla Scala. L'ho rivisitato in maniera assolutamente originale, con una regia straordinaria che all'inizio ci ha lasciato un po' perplessi, no? Però devo dire che poi è riuscita a dare grande efficacia, originalità, interpretazione straordinaria, poi una bella serata per Milano e per il nostro paese. Una bellissima serata, una prima spettacolare, molto ben fatta, sobria, bella musica, bella regia, insomma devo dire all'altezza del teatro. E la signora Rosaria?
Io condivido appieno quello che ha detto mio marito, per cui non c'è altro da aggiungere, perché effettivamente è stata una serata veramente molto molto bella. E tante signore eleganti con la signora Rosaria Lombardi, d'altra parte una serata veramente particolare, la presenza del nostro Presidente della Repubblica, del nuovo Premier Mario Monti, di ministri del nuovo governo, quindi un bel impegno, ecco, anche per la prefettura. Beh, certamente, comunque noi siamo abituati, perché ormai è il settimo anno che io partecipo alla prima della Scala e devo dire che è sempre una serata diversa dall'altra, ecco. Comunque complimenti alla nostra presentatrice, che è particolarmente elegante. Grazie. Diciamo sempre le firme, la mia è di Gianni Tolentino, che è un atelier di Milano che veste molte signore scaligere, quindi anche giusto, perché il Made in Italy è famoso nel mondo. Bella, molto molto bella devo dire. E mi è piaciuto tantissimo il primo atto, soprattutto le trovate sceniche che ci sono state, il cast è stupendo, quindi una bella inaugurazione. Beh, è stato assolutamente emozionante, ho trovato molto impressionante anche la semplicità del decoro e queste voci incredibili, e poi sono accompagnata dall'accompagnatore più magico che si poteva avere in questa serata. E sta arrivando Andrea Vaglioni, che è direttore dell'organizzazione della produzione del Teatro alla Scala, con la sua bella moglie Elena. Monica Maniscalco, perché 40 anni di prima della segreteria della sovrintendente, veramente 40 anni fantastici. È vero, Monica? L'ultimo 7 dicembre, 4 sovrintendenti più. E poi ti vieni a vedere l'opera da un palco della Scala. Come il quartetto Cetra. Un simpaticissimo leporello, Brin Terfel, many compliments. Thank you very much, grazie. It's an incredible experience. It's been 17 years since I did Le Nozze di Figaro. And of course we sang Tosca here last year. But it's beautiful to be in the opening of La Scala. Berlina spiritosa, piacevoli. Grazie, tanto c'era un grande onore per me cantare al Teatro alla Scala. E, c'è un piacere grande. Masetto? Troppo, tutto è finito bene so, per noi due. Per noi due! Tantissimo! Quindi è stata una bella emozione, è vero? È stata una grande emozione, sì, certo. Il mio quadro... Si canta spesso alla Scala. No, e beh, adesso era un po' che non cantavo, quindi mi ha fatto piacere tornare. La mia quarta apertura, quindi mi fa particolarmente piacere, sì. Complimenti per l'eleganza. Sono l'unica italiana, ho messo un Versace per così, in onore dell'Italia. Che se Giuseppe Villanotti alla Scala è abituato. Sì, sì, è vero. È sempre poi 7 dicembre. Sapendo che tutto il mondo ti guarda, è una bella responsabilità, soprattutto sapendo di essere italiano, perché rappresenti un po' la tua città, il tuo paese. Don Giovanni, fantastico. Grazie. Don Giovanni anche nel 2010 alla Scala. Yes, only two times or three, because it was I did the Casa di Morte. And it was in the same time the rehearsal I could do some Don Giovanni, so it was just for fun that time. This was for real. Presidente del Consiglio, il professor Monti. Buonasera, Presidente. C'è una tradizione che a me piace sempre rispettare, in questo chiedo sempre il gentile coinvolgimento del vicepresidente della Fondazione del Teatro alla Scala, il Cavaliere del Lavoro Bruno Ermolli, per salutare e tirare le somme di un successo, di un Teatro alla Scala che ci invidiano in tutto il mondo. Beh, devo dire complimenti a tutta la Scala. La Scala è composta da uomini veri, che lavorano dalla mattina alla sera, a volte anche la notte, che portano a casa risultati artistici di questo genere e che consentono anche di fare quadrare i bilanci. In questo periodo che parliamo di crisi finanziarie mondiali, parliamo del debito pubblico italiano, beh, insomma, vi devo dire che la vostra Scala
non ha debiti, chiude il bilancio in pareggio da 7 anni e consegue questi risultati artistici. E allora ci possiamo salutare con dei pensieri positivi e salutarci naturalmente dando un appuntamento ad un'altra prima alla Scala. Da Anna Mascolo un cordialissimo saluto a tutti. Speciale copertina prima alla Scala.